Buongiorno, grazie per essere qui per l'aggiornamento mensile di Hedge Investment Credit Fund per il mese di agosto. Agosto è stato un mese eccezionalmente forte, uno dei migliori, se non il migliore da quando siamo partiti col fondo. Siamo su di circa il 4,5%. Sulla parte macro abbiamo sfruttato la volatilità con il nostro approccio di trading tattico. Ci eravamo posizionati per un reversal di mercato con delle call option sullo yen, e le abbiamo giocate prendendo profitto su quelle quando c'è stato un cambiamento delle aspettative del differenziale tasso di interesse tra Giappone e America, e abbiamo anche colto l'opportunità per comprare del Nikkei quando era crollato ripetutamente con un intraday meno 15%. Sulla parte lunga macro abbiamo preso profitto su Ucraina, abbiamo ridotto completamente, ci piace la situazione. Pensiamo che stia migliorando con le prospettive elettorali in America e anche con alcuni degli sviluppi di supporto militare, ma pensiamo che i rischi stiano aumentando in quanto la situazione sta diventando molto più binaria per Putin e quindi potrebbero esserci dei rischi. Overall pensiamo che sarà un long term play molto positivo, ma al momento abbiamo preso profitto. Sull'Argentina rimaniamo posizionati anche se abbiamo preso su alcune parti un po' di profitto, ci piace moltissimo, pensiamo che ci siano grandi sviluppi positivi nel futuro, ma anche tantissimo lavoro e volatilità, quindi ovviamente deve essere proporzionata. Sulla parte corporate, su una varietà di nomi abbiamo fatto bene, abbiamo partecipato alla ristrutturazione di Oi Brasil, aumentando la nostra exposure, che adesso abbiamo ridotto ancora, vendendo tutta la parte del senior secure su cui avevamo partecipato e tenendo invece la parte più di opzionalità che dovrebbe performare molto molto bene nei prossimi 12 mesi, una volta che la società inizia a liquidare i propri assets. I titoli sono estremamente cheap e rappresentano una porzione assolutamente piccola del fondo, quindi assolutamente gestibile, intorno all'1,5%. Sul mercato a questo punto noi rimaniamo sempre molto, molto preoccupati di quelli che sono i cambiamenti sia di economia, di crescita. Pensiamo che ci sarà parecchio rallentamento e ci aspettiamo anche, come abbiamo sempre detto, una deflationary wave che arriverà con artificial intelligence già dall'anno prossimo. Per quello siamo posizionati lunghi fixed income, anche se abbiamo preso un po' di profitto e siamo abbastanza cauti su risky assets overall, a parte forse credito decent high quality o special sits che si proporranno. L'evento più pericoloso per il mercato rimangono comunque le elezioni americane e all'interno di quello lo scenario peggiore è un risultato conflittuale dove non c'è accordo su chi è il vincitore e ci siano tensioni sociali. A parte quello, pensiamo che potrebbe diventare più un evento per le politiche fiscali e economiche, comunque di un paese come l'America che è estremamente indebitato al momento con delle valutazioni economiche molto alte. Quindi, overall, pensiamo che da qui a fine anno i massimi li abbiamo un po' visti su tante cose, soprattutto sull'equity, e quindi vogliamo essere un po' più cauti. Però abbiamo fatto molto de-risking durante agosto, rimaniamo molto leggeri, molto opportunistici, come abbiamo visto durante il mese di agosto, e ci aspettiamo parecchia più volatilità andando avanti. Grazie.